istruisce un po' i rucassinesi. Allora, com'erano, eh? La macelleria. E come si chiamava? La carne bassa, la chiancatella. La chiancatella che era una macelleria di poveri, eh? Prima a Cassini era chino questa roba. Rechine, sì. E che te ne a mangiare? La carne bassa che era? Mascarina, lattaruolo, sangue. E che roba, il sangue che era? Curatella. La curatella la sapeva che è, però il sangue pure, che sei? A pezzi, a tipo a fetto di pane e poi la carne. Come facevo? Facevo coagulare. E diventare una colonnina più o meno 50 cm, 15 per 15. Ma era una fetta di sangue. E che facevi? Poi la casa? La casa era bene, munizzava, facevi con la cipolla. Era buona, eh? Ma crudo li facevi cuocere? No, si cuceva, in padella, no, con la cipolla. Come lo fegato, insomma? Come lo fegato, eh? E dimmi una cosa, che la carne bassa che era? La frattaglia, che era? Le frattaglie, la frattaglia. E chiede cosa ci stava? E quindi che segna di china era questa chiantatella? Era chiantatella, sì. Era china? Era china. E ma pure gli acquarolo ci stavano? Stavano gli acquarolo pure, vabbè, sì. Lui soffritto, vabbè, soffritto. Soffritto e chiudere, cioè. Sì. È roba che non si mangia più, no, soffritto e curatella, sì. Poi la rua era che si mangiava la coperta. Senza lenzuolo. La cucinava la coperta. Fate, la faceva mamma. Sì. Senza lenzuolo. Quindi a Cassino sono sacre chianchetelle. Perché se un campo buoni, sono fiere. Ma quando fate gli anni si facevano le fiere rubestiamo a Cassino? A Sant'Antonio e San Francesco. Sant'Antuono. Abate? Sant'Antuono. Sant'Antuono. 17 gennaio. E mio padre si faceva pure in primavera. A Sant'Antonio, mi sa. Non lo so se era Sant'Antonio. Addosso, a modo in piazza di Cosa Grigio, si chiamava Campo Boaria. No, quella è come Baden Power. Ah, sa là si faceva, eh? Baden, non qua. A buon affianco, insomma. No, era Baden Power. Era tutta una festa, insomma. Che era bello. Perché poi erano tutta la zona a venire. Che se veniva? Uoi, porci, gallini, che se veniva? Tutte cose. E allora a Sant'Antonio, a Sant'Antonio pure si aveva vinto, perché giustamente se non cresceva fino a Sant'Antonio. No? Cavallo. I cavalli pure, eh? Ah, sì. Il mulo? Il mulo, tutto, cioè, buoi. Fino a che anno l'hanno fatto? Ma che io ricordi, penso di una voglia, ma di 65, 66, credo che sia. Ah, quindi è durato fino a parecchio. Sì, sì. Poi siamo diventate moderne. Poi siamo diventate moderne. E mo dovremmo sta bella piazza qua che stanno a fare. Sta bella piazza. Mimì, che era meglio prima o meglio mo? Vabbè, ma io ne voglio essere... malinconico, però. Ma era meglio prima. Pure se ci stavano meno soldi in saccoccia. Eh? Perché mo ci stanno i soldi. È vero. E gli uterrini dici, mettimi l'urano a chi di tempo. Non ci puoi mettere mai più l'urano, va? Con chi si arracca? L'acqua su. Ehi, vabbù, ma nulla, non puoi bere l'acqua a Cassino, non si è mai tenuto. Dimmi, fammi capire, tu fai 17-18 anni, sei pittato con un palazzo. E allora chi ti soffitta? Papà dice io. Sagli tu che a me mi si vuota a gira. A me si vuota a gira. Te vengo a la scala e faceva tringola trangola. Alla faccia, della norma di sicurezza, o no? Pecca un bacca si faceva, mimì. Quindi chi le si è fatto tu, Grugo? Si è imbiancato tu? Fammi capire, quando si è pittato questo qua? Tenevi 12-13 anni? 12-13 anni. E beh, che è successo? E si è bagnato... No, la bistecca me la ci bagnava la prima volta. A quant'anno?
E non si trini, siamo abitati una trattoria. Una trattoria? Sta a fare interrito. Una trattoria. La trattoria in Chile, come mi avrete rubato una trattoria? Mi facete la bistecca. E si vende la bistecca prima da 13 anni? La prima volta in vita mia. La bistecca. E tu Tonino, quando si mangiava prima della bistecca? Che diceva? Che noi ci chiamavamo. Tu come ti chiami? Mimì? Daffinito. Daffinito. E beh, che diceva papà? Però noi ci chiamavamo Affinito. Poi un avo onorò la corte di Carlo Magno. Mi sembra poco, Carlo di Borbone forse. Carlo Magno stiamo a parlare da 1250 anni fa. No. Ma allora è Carlo di Borbone. No, papà parlava di Carlo Magno. Ma chi le forse sapeva Carlo da Borbone e poi si pensa Carlo. La famiglia nostra comunque è riconosciuta. Sì, ma sì. Ma parlano poco. Sì, ha già capito. Ma dall'anno 1000. Ma e chi gli pensa che Carlo Magno è stato 300 anni prima. Quindi non ancora quando si chiamava Eugenio. Carlo di Borbone. Carlo di Borbone. Sì, sicuro. Tu lo sapete che si chiamava la casa? Coronata nel 800. 1734. No, che Carlo Magno? No, Carlo Magno nell'ottavo secolo. No, figlio secolo. Di 700 e qualcosa. No, significa 800. Ma lui è 700, quindi è ottavo secolo. Metà tra... Figlio di Pipino il Grande, un po' troppo. I crede più Carlo del Borbone. Un bel cari facetti. Quindi distinguere gli altri Affinito ci mise la D apostrofata. E allora era Carlo del Borbone. E diventemmo nobili. Ma tu ti la D piccolina o di grossa? Dia grossa. Allora non sei nobile, però ti ha dato gli apostrofi, si furto. Perché quelli dove ci stanno, per esempio, Di Fazio, tutte quelle con nascono, ci sono le D, le consonanti piccoline e sangue blu. Ah, sì, io sono un D. Non lo so come te, grande o piccolo la D a te? È grande. Allora non si sangue blu, si sangue romano. Se era piccolino era sangue blu. Ma come se era piccolino? Le iniziali sono sempre di... Se la D era piccolina eri sangue blu. Che vuol dire? Quindi per una onorificenza di... chi gli ha fatto a Carlo del Borbone? Perché qua Carlo Borbone è stato due mesi qua a San Germano prima di fare la sua battaglia per pigliare il regno. È stato accampato proprio la zona dove abitate tu. C'erano di. A zona a San Germano. Pensa che oggi ha pubblicato un articolo dove praticamente quando è nato in un regno con Ruggero II in Normanna ci fu proprio la battaglia San Germano e si stai accampata qua. Cioè a giro e giro Cassino San Germano è sempre stato al centro del mondo. Perché qua la stessa cosa il gran capitano spagnolo. Pure qua c'è certo il desiderio dell'acquiescenza della gente rispetto al potere costituito, no? Racconta quella storiella del pero in dialetto. In italiano no, è emblematico. In cassinese, no? Ma a proposito che non ci sta. La gente come si comporta, si aspetta qualche cosa da parte degli altri, no? Che non arriva. Non arriva, e poi dopo aver aspettato inutilmente si scaglia contro quella che è un'autorità anche. Ma infatti, cara Tonina, perché non ha ottenuto. Allora mo vi dico una cosa. Qua si fa molta confusione tra rivoluzione e ribellione. La rivoluzione è una cosa, la ribellione è un'altra. Noi a qua a terra la rivoluzione non la siamo mai fatta, no. Ma siamo sempre fatte ribellione. Hanno sempre tenuto paura di noi, quindi a noi non ci interessa, a noi non ci è mai interessato a qua basso fa cagnare la cosa che ci stanno, ci è sempre interessato a fare i cazzi nostri, e quindi a chi lo punta, tu con mano va buono a fare il bene mio, ma se manchi i cani a tu mi cominci a rompere la palla, li faccio la ribellione, e hanno sempre avuto paura la popolazione. Ecco perché mi ha chiamato un regno delle 3F, festa, farina e fork, e poi roppa se mi diventate da italiani, siamo diventati la 3P. Parla, piangi e paga. Ho una domanda. Dalla 3F siamo passati alla 3P. Ho facendo pistole per te. Dimmi. Tu come giudichi la figura, storicamente, la figura di Masaniello?
Ma Masaniello è stata la prima, è stata la prima ribellione contro la classe borghese, perché lui combatteva in, a nome e per conto del re. Quella è stata la prima quella è stata la prima forma di lotta di classe, perché lì lui là ce l'aveva contro la, quella ribellione. Da che dicono il condanno? Io vi ho fatto la trasmissione su Masaniello, mo te la mando, del professor De Antonellis. Lì praticamente è stata la prima forma di lotta di classe, perché loro, lui combatteva in nome e per conto del re contro la borghesia. Ti mando l'intervista che ho fatto al professor De Antonellis, perché praticamente con Masaniello c'è cioè la prima la prima forma di lotta di classe, perché lui combatteva contro la neonata borghesia, aristocrazia borghese, che era, è quella di oggi, avida, che pensava solo ai cazzi suoi, e quindi, ma sempre in nome per conto del re, non contro il re. La concezione del re, dovete, la, nell'epoca nostra, della monarchia, diciamo noi, c'era l'epoca delle consuetudini, dove c'era la massima libertà del suddito. Le consuetudini come funzionavano? Non era un nucleo di persone assettate che decidevano leggi a tavolino e le imponevano. Le leggi nascevano dal basso, le consuetudini dal basso, e poi dopo chi stava sopra le acchiappava, le metteva, le elaborava e le trasformava in leggi. Infatti noi non abbiamo mai avuto bisogno delle costituzioni, ma nel libro sacro delle consuetudini, che sono figlie della costituzione di Ariano, che stanno ad Ariano Irpino, di Ruggero II il Normanno, che nascono 100 anni prima della Magna Carta. Cioè, sa da sapere la cosa, chi se ci hanno imbrecchiato lo cervello fino a mo'. Ecco perché noi, per esempio, qualsiasi re si sostituiva a Achille Nuovo durante il regno di Napoli, dovevano andare tutto quanto a Napoli a ingraziarsi il popolo, perché sapevano, perché sapevano, stai qua, perché sapevano, perché sapevano che se non si ingraziavano il popolo, erano cazzi amari, non governavano. No, ma... per esempio terribile fu quando se ne parla, ma voi parlate sempre Masaniello, ma la rivolta dei panettieri che succedette nel 1400, ma la rivolta dei panettieri per me che succedette a Napoli nel 400, ma nonna là acchiappavano la gente, i panettieri dovevano fare un sciopero, volevano spugolare ancora un pezzo di pane in Ucraina, acchiappettere la popolazione Lazzari, eccetera, là. Gli acchiappettere li scannavano uno a uno, gittavano ancora per un palazzo, cose terribili, e ci sta una canzone, la famosa rivolta dei panettieri. Quindi noi qua, pure Cassini, è sempre stata la testa calda, qua la rivolta è sempre stata. Poi quando Achille si ammorbidivano, tornavano a fare i cazzi suoi. Sì, ho visto un post di Emilio Pistilli, quello scrittore grande, più Cassini, no? Emilio Pistilli è il più grosso storico cassinese. Che parlava delle bande, che bande, dei regolamenti, no, di cose che avvenivano a Cassino la metà dell'Ottocento, sì, che la gente non poteva uscire di casa perché si scontravano a fucilate voglio strade. Ma fino agli anni 70 non ci stavano la mandalità qua della banda, chi le San Silvestri, Colossè, la tradizione c'è sempre stata. La fame è nata cosa? La fame faceva tutto quanto, voglio, calcola che un barone dell'epoca guadagnavano 10-15, allora ti dico l'ultima di valle 10-15 volte in più rispetto a un popolino, ma non come oggi che un amministratore delegato della Fiat guadagna 1700 volte in più di un operaio della Fiat. Tu lo sai che è Rumazza Maurelli? Rumazza Maurelli è il monacello nella casa nostra. È il monacello nostro, no? Ogni Mazza Maurelli, il Barbacilli a sola. Il Mazza Maurelli è un monacello tipicamente napolitano. Chi gli era il monacello napolitano? E noi chiamavamo il Mazza Maurelli, no? A sola li chiama il Barbacilli. Il Mazza Maurelli chiama pure a Gaeta. Che te credi? Ma che sei? Non sei? Come che sei? Tu la metti in giro? Yeah. Tu lo sai con la, che con l'albero, oh, vista lei, sti cosa qua, io dico che abbassa chi tu va a trovare. Lì.